però credo che nel rap ci sia questa tendenza nel comunque dare giudizi quasi determinanti in maniera molto veloce, no? Tipo che ne so, esce un album e dopo 3 giorni c'è subito questa tendenza a dire l'album dell'anno. Ed è una cosa che, cioè questa credo sia un po' negativa, soprattutto nel mio caso, che certi album che ho nel cuore all'inizio, la prima volta che li ho sentiti, mi avevano quasi fatto schifo. Quindi, cioè io sono uno di quelli che in realtà per apprezzare una cosa ha bisogno di affezionarsi anche con l'ascolto, no? Ciao ragazzi, sono Mahmood, sono qui da S e oggi vi racconterò come è nata Cocktail d'Amore. Come sarebbe stata la carriera di Mahmood senza Sanremo? Guarda, questo non lo sapremo mai, però posso dirti sicuramente che Sanremo è stato anche non solo il mezzo, ma anche un po' una conseguenza, no? Perché io comunque in Universal il mio primo contratto l'ho firmato nel 2016, quando da Sanremo mi avevano tipo cassato. Ero nei giovani ed ero arrivato tipo quarto, una roba così, no? Quindi, però ero felice perché avevo firmato il mio primo contratto discografico, ma da lì è iniziata appunto una tortura di 3 anni dove ho iniziato a scrivere pezzi, pezzi che comunque non andavano mai bene perché non erano abbastanza pop. Cioè, io mi ricordo che come reference di scrittura mi avevano detto, cioè, prendi cioè, di prendere le hit che andavano in quel tempo in radio, no? Anche, cioè, che comunque non erano proprio vicini al mio ascolto, ecco, quindi è stato un po' difficile, no, capire dove posizionare appunto la mia musica in quegli anni, facendo tanti esperimenti, anche facendo magari uscire canzoni con produzioni che non mi piacevano, no? Però diciamo c'era questa cosa di trovare il compromesso i primi anni, quindi solo dopo aver fatto delle session con Ceri, mi ricordo che era uscita appunto uno dei primi pezzi che avevo scritto con lui, era subito stato Gioventù Bruciata, no? E la mia discografica ai tempi voleva mandarmi a Sanremo Giovani con questo pezzo e dicevo no Sara, ti prego no, non ci andiamo, cioè che tanto cioè, se mi avevano già eliminato, se mi avessero eliminato ancora, cioè capito, era finita per me, nella mia testa era proprio finita, quindi io non ci volevo andare. E invece abbiamo rischiato con Gioventù Bruciata, poi avevo già questo pezzo Soldi che in realtà non era... Io mi ricordo che le prime volte che facevo sentire Soldi in casa discografica non è che si capisse, cioè non era una di quelle canzoni che tu l'ascolti e dici, cioè questa è una hit, no? A primo acchito, no? Quindi c'era anche un po' di titubanza, però comunque nella nostra testa, cioè, era già un miracolo il fatto di passare nei big, quindi c'era questa cosa del sì, rischiatela, almeno fai vedere, c'è cioè, la tua personalità, è un brano molto personale. Quindi di base è successo un po' quasi tutto a caso e non saprei dirti come sarebbe stata la carriera senza Sanremo. Una roba negativa mia è che a volte quando scrivo un pezzo e ci sono delle cose positive e delle cose negative, io tendo a lasciarlo lì, cioè tendo non più a rilavorarlo, no? Magari prima li rilavoravo. Adesso non lo so, se non esce tutto figo subito, appena lo scrivo, tendo comunque a metterlo in un angolo. E questa cosa per me è sbagliata, perché in realtà certi pezzi bisognerebbe rilavorarli, no? Perché magari ci sono delle cose fighe che devono essere sottolineate maggiormente, quindi sì, questa è una cosa su cui, diciamo, devo ancora migliorare. Sono un po' non impaziente, però che a volte mi arrendo. Ah sì, quando la canzone non è figa al 100% come voglio io. Credo che ci siano tanti giovani rapper fortissimi che mi ascolto un sacco e che mi stimolano anche a me nella scrittura, comunque hanno tutta una loro wave di raccontare le cose super fresca, non sentita, quindi questa cosa credo sia una cosa super positiva. Ma guarda, devo dire che è molto divertente avere la possibilità di vedere un pubblico diverso per ogni luogo, no? Anche se in realtà non saprei proprio dirti la differenza tra pubblico italiano e pubblico estero, perché cioè io quello che recepisco maggiormente quando faccio un concerto è l'energia. Devo dire che ho la fortuna di trovarne sempre tanta, quindi c'è cioè, la cosa che mi fa ridere è che quando magari a volte sono all'estero e sento cantare tanto le mie canzoni, io impazzisco quando sento tipo che le cantano con la pronuncia, che ne so, spagnola o francese, no? Capito? Cioè, e io cioè, impazzisco, cioè proprio mi sento amato tantissimo, quindi sì, non vedo proprio l'ora di iniziare il tour estero. S, musica e quello che la ispira.